squadra del vincitrice del San Magnando edizione 2010, la squadra del capitano La Sicilia. Avanti la Sicilia. Grazie Click. Grazie, grazie, grazie Click. Sono di pericoli che mai comunicato. Devo dire che a San Magnando sono molto legato, in quanto nel mio primissimo anno da scudiero Carlo organizzava le cene, allora erano soltanto cene dei ragazzi. San Magnando non è facile definire cos'è San Magnando, è iniziato come un ricordo di una persona a noi cara, di un amico Carlo che ci ha lasciato e che ha voluto essere all'inizio un ricordo di quello che lui faceva. Poi è diventato un qualcosa di più, è diventato un unire differenti generazioni di una contrada, unire differenti pensieri di una contrada, giovani e persone che una volta erano la forza trainante di questa contrada, che lo sono ancora tutt'oggi su altri aspetti come la preparazione dei costumi con le dame, i priori con l'organizzazione e tutti gli sforzi che fanno per questa contrada. San Magnando è una cosa difficile da spiegare, è una cosa molto complicata. Ricordo con piacere un giovedì sera sono arrivato qui in Maniero, Tello, Mario e il vecchio mi hanno fermato e mi hanno detto: vogliamo farti una proposta, ti lanciamo un'idea, se a te fa piacere proviamo a metterla in atto. Mi hanno detto: vorremmo organizzare un concorso di cucina, coinvolgere la scuola dove studiava Carlo e organizzare un concorso in memoria tutti insieme per ricordarlo insieme. Noi ragazzi non vorremmo dimenticare, vorremmo avere un qualcosa che ci aiutasse a ricordare insieme. All'inizio ero quasi un po' spaventato dalla cosa, poi mi sono fatto coinvolgere dall'entusiasmo che avevano e abbiamo deciso di portarla avanti. Abbiamo coinvolto la scuola, che subito si è fatta prendere dall'idea di questo concorso e che già da 3 anni ci segue, è già pronta per il prossimo concorso per il 4º anno. E devo dire che l'alberghiero di Gallarate ci dà un grosso aiuto sotto questo aspetto e sono felice di poter dire che abbiamo concluso in maniera splendida quest'anno. Mi fa piacere pensare che il ricordo di Carlo serva a unire, penso ormai, più di 3 generazioni di contradaioli, di persone che hanno visto questa contrada nascere e che adesso la vedono andare avanti, persone che probabilmente non sapevano neanche i loro nomi, nonostante nello stesso maniero sempre non sapevano neanche come chiamarsi perché non si erano mai parlati, lavorano insieme, sudano insieme, perché nonostante tutto ci sono persone che nonostante l'età vengono al pomeriggio a spostare il tavolo, a spostare la sedia, a attaccare la vite, sia il ragazzino che il priore. Devo dire che sapere che il ricordo di Carlo è riuscito a creare questo è veramente un qualcosa che mi aiuta nel tempo che passa e nel portare avanti questa cosa anche a livello personale. Ritorna a vincere il paio! Se qui non ho dubbi, cucinerebbe sicuramente una pasta al sugo, le cotolette al milanese con le patate, che i ragazzini che adesso hanno 17-18 anni lo mangiavano quando avevano 12 anni. Thank you.
rivedo Carlo in tutti i ragazzi di Contrada. Io ho un affetto profondo per i ragazzi perché da loro è partita questa idea, da loro nasce l'entusiasmo, la voglia di ricordare un amico che non c'è più. E in fondo mi aiutano a farlo stare qui, a farlo continuare a vivere in mezzo a noi, nel ricordo del suo lavoro. E quindi da qui il concorso di cucina, Carlo cucinava, aveva cominciato da ragazzino i primi anni dell'alberghiero a fare le cene qua in Contrada, lo faceva con entusiasmo, con voglia, era le prime armi all'inizio. Adesso veramente vi stupirebbe con effetti speciali, lo farà da qualche altra parte. Carlo per molti era un contradaiolo come tanti qua dentro. La Contrada è come un piccolo mondo, ci sono molte persone che hanno amicizie più strette con altre e altre che si conoscono solo di vista. Carlo era uno di questi, molti lo conoscevano solo di vista, per molti era un amico, per molti un semplice contradaiolo, un conoscente, per alcuni un fratello. La sua scomparsa e questo momento nefasto della nostra Contrada è servita ad unire tutte queste persone che prima si conoscevano di vista. È stato un momento di aggregazione. Molte volte nel dolore si riesce a trovare quello spirito che riesce ad unire differenti pensieri, differenti culture, differenti stati sociali che esistono comunque in un piccolo mondo come quello della Contrada. Le donne che prima si occupavano solamente dei vestiti, della sfilata, i ragazzi che prima pensavano solamente a divertirsi, a preparare le cene, a organizzarle, si sono trovati e hanno unito le loro esperienze. E penso che la scomparsa di Carlo sia servita proprio a questo. Ha commosso tutti. Io Carlo lo conoscevo, non era uno dei miei migliori amici, ma lo conoscevo bene. Questa sua scomparsa all'interno del maniero è servita forse ad unire tutti, quindi io credo veramente che Carlo, ogni volta che noi ci troviamo qua dentro, anche durante l'anno, anche quando non organizziamo i San Magnandi, sia qua con noi, lo sentiamo vicino a noi. E spero che questo spirito, questo ricordo non passi mai in questa Contrada, che anche nelle future generazioni noi potremmo essere in grado di riuscire a portare questo ricordo di questa persona, ma soprattutto quello che ha voluto significare San Magnando, quindi l'unione tra diverse generazioni di questa Contrada. Credo che è la dimostrazione per tutta la città che le Contrade tengono nel loro interno qualcosa di speciale, qualcosa che forse è importantissimo al giorno d'oggi tenere ben presente, nel senso che credo che chi ha questi colori addosso, chi ha la volontà di avere la partecipazione e la passione, fondamentalmente non muore mai. Perché questo è il motivo e il vero significato per cui è nato questo concorso, che a tutti noi piace tanto, a tutti noi piace sorridere. Per questo vorremmo vederti sorridere insieme a noi, per questo motivo idealmente te lo vogliamo consegnare insieme. Io credo che il nostro San Magnando sia la nostra vera vittoria. E credo che Carlo sia a cavallo infatti del vincente.